Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con i miei capelli che decidono loro come stare. Allora, siamo qui riuniti appunto per parlare di un nuovo telefilm fantastico che fanno adesso là. Non so se vi ricordate il telefilm che c'era molti anni fa, si chiama Stregem, che davano sempre appunto in TV, più o meno era degli anni 90, 2000, insomma non so più o meno di che anno fosse, più o meno. Però comunque ero piccola quando lo guardavo. E mia mamma l'altro giorno mi manda proprio la notifica dicendo che rifanno il telefilm, ovviamente è un remake, con il protagonista, ma la storia è sempre la stessa. E scopro che ieri era proprio in TV quella sera stessa, proprio ieri, andato in onda ieri, che era il 7 appunto. Sì, ho perso la cognizione del tempo dopo che mi sono diplomata. La mia mente vuole andare in vacanza. Comunque, ho detto no, me lo devo guardare adesso, vedere com'è. Allora, quindi vi commenterò questo qua sarà un commento su appunto il remake di Streghe. Allora, diciamo che è bello, ovviamente ben fatto perché comunque parliamo di un telefilm girato l'anno scorso, che è stato in America, è già uscito da un anno, ovviamente ne siamo sempre ritardati. Va bene lo stesso. Quindi è ovviamente un telefilm girato oltre gli anni 2000, quindi è diverso. Gli effetti speciali sono molto molto meglio, quindi i mostri, come li chiama mia madre, i demoni sono molto meglio. Su questo non ci piove. Allora, non capisco una cosa però. Ovviamente vi dico che c'è lo spoiler per chi non l'ha ancora visto, quindi ovviamente devo parlarne, quindi. Allora, sono state in totale 3 episodi che hanno fatto in prima serata, appunto dalle 9 fino a non mi ricordo a che ora, io li ho visti tutti. Ovviamente perché volevo vedere com'era. Allora, diciamo che hanno di. Ovviamente mi parallelizzo alla. Mi riferisco alla parte vecchia di questo telefilm. Hanno cambiato alcune cose. A parte la casa è fantastica, la casa è sempre uguale, è favolosa. C'è sempre il famoso specchio che si romperà 400.000 volte, c'è cioè tipo una vetrata che si romperà 400 volte. Però c'è sempre. Allora, sono sempre. Però all'inizio non esiste Bru. In questo film non esiste. A parte il fatto che non si chiamano così. Io le chiamo così perché non le ricordo. Non esiste Prue, per chi lo sapesse, Prue era la strega più grande che muore nella prima stagione, nelle prime stagioni, e poi va Paige, che era quella adottata. Quindi che era da parte di madre solo loro sorelle, di parte di padre no. In questo film hanno voluto, in questo remake, hanno voluto fare direttamente questa cosa subito. Infatti le sorelle all'inizio sono solo due. E c'è la madre che è viva, stranamente, perché nel vecchia, diciamo, vecchia storia era la nonna che le cresceva e la madre moriva giovane. Quindi loro non avevano più o meno memoria di loro, della madre, perché erano molto piccoli. In questo qua hanno dovuto far morire la madre, posto che la nonna, vabbè. Va bene lo stesso. Cioè, hanno cambiato un po' la nonna con la madre, però appunto all'inizio del film muore la madre. Loro non sanno ovviamente di essere streghe, e questo qua mi è piaciuto perché comunque rimane fedele. Quindi sono solo in due, però ho detto strano, io mi ricordavo che erano tre, ero proprio convinta. Poi ho capito dopo cosa volevano fare, infatti. Comunque diciamo che rimangono fedeli su alcune parti, tipo la cucina, la casa, tipo a me sembra uguale, poi insomma magari so io che sono pazza, ma comunque l'ho visto anche mia mamma e anche altre persone, la casa è identica. Non so per quale motivo io le vedo tutte mulatte, però sarà un'impressione mia, le vedo molto scure, però mi piace questa cosa, per carità. È bellissimo che l'hanno orientato proprio tanto sul 2019 praticamente, perché appunto sarebbe in teoria Phoebe, fa parte di una confraternita chiamata le Zeta, se non sbaglio, almeno vorrebbe farne parte. E poi ci deve essere invece Paige, che sarebbe quella di mezzo, che invece c'è una cosa che mi ha sconvolto, no, non perché mi ha sconvolto a livello emotivo, ma mi ha sconvolto nel film perché l'hanno. È una cosa che secondo me hanno fatto bene, nel senso che appunto, essendo che orientativamente l'hanno voltato nel 2019, ci può stare. E prima è omosessuale, lesbica. Quindi io ho detto, faccio qualcosa che non mi quadra. Vedendo che si faceva con una donna, poi non ho capito all'inizio chi era Kim, perché poi si distinguono con i poteri. E ho detto, qua cambia tutta la storia, però, perché tutta la storia è incentrata che lei si innamora con l'angelo bianco. Ho detto, però, sta cosa mi fa figa, perché lei sta con una poliziotta. E appunto, è gay. Okay, per me sono tutte carine, nel senso che sono molto più giovani ovviamente le nostre streghe che siamo abituate a vedere. Poi c'è Phoebe che non so quanti anni abbia, sinceramente, non ho percezione dell'età che hanno tra di loro, tranne una che lo dice esplicitamente. Dopo appunto vediamo che dopo che la madre muore,
che tutti fanno finta che sia un incidente, una cade da una vetrata di una villa di 3 piani, l'incidente. Ok? Comunque, a parte ciò, spunta quest'altra sorella, che appunto la madre l'aveva abbandonata, non si capisce ancora bene la storia, mentre poi più avanti si capirà, che è scurissima, c'è cioè ancora più mulata di loro. Non so, non è che sono razziste, magari l'altro. Anzi, lo trovo veramente una cosa figa, l'hanno proprio fatta in modo moderno, perché comunque sono multiculturali, con orientamenti sessuali diversi tra di loro, che comunque ci sta secondo me, perché per sensibilizzare tutte le razze, tutti gli orientamenti sessuali ci può stare. È una cosa che secondo me è fatta bene, molti magari l'avranno criticato, ma io ho apprezzato. Quindi, perché è anche simpatica come cosa. Non so perché non ho scelto sinceramente Piper per fare la versione omosessuale, però insomma ci sta. Alla fine, forse non volevano fare di nuovo il cliché della storia dell'angelo, oppure sì, non si sa ancora bene. Comunque loro scoprono dei vari poteri perché si attivano con la morte appunto della madre. Ovviamente hanno gli stessi poteri. Phoebe legge il pensiero, fighissimo, perché veramente l'hanno fatto in una maniera spettacolare. Cerca di mettersi anche i guanti lei per cercare di ostacolare questa cosa, non ci riesce. Poi c'è appunto Paige, che ha un altro nome, devo imparargli, non si chiama tipo Maggie, Margie, io li chiamerò come nomi originali. Appunto, c'è la versione rifatta di Phoebe, che appunto non ha gli stessi poteri. Page uguale, blocca il tempo, che se non riesce all'inizio molto a controllarlo, ma l'hanno fatta molto più forte in questo telefilm di Piper, perché era diverso da come era nell'altro, però mi piace, l'hanno fatta questa cosa che è molto forte, molto più aggressiva. Di solito lo era più Phoebe, però Phoebe è un po' più quella, un po' più così l'hanno fatta diventare, un po' più ragazzina. Però mi piace. Ovviamente Paige l'hanno potenziata da nerdissima. Però è bello. Ed è, penso che sia una delle più belle delle tre. Che nel film avevano detto che in teoria dovrebbe avere 28 anni. Quindi dovrebbe essere quella più grande, se non l'hanno invecchiato le altre. Non so comunque su quanti anni abbiano, perché non l'ho ancora capito bene. Comunque, ovviamente combattono il primo demone. Fighissimo, l'hanno fatto bene. Il primo demone è quello del ghiaccio, l'hanno fatto in una maniera spettacolare, secondo me, come l'hanno fatto. Un po' meno forse per alcune cose, alcune scene potevano magari farle un po' meglio, però i mostri sono fighi. La tipa impossessata è fantastica, perché c'è il demone del ghiaccio, un altro demone che non si vede, perché poi più avanti lo ananizzeranno. E poi c'è questo qua che si impossessa di una ragazza che è finita in coma. La storia è un po' più complicata e ovviamente vi riassumo le parti più carine, eccetera. Il demone appunto che si impossessa di questa ragazza è veramente bruttissimo. Fa veramente bene, sembra tipo veramente da Sobuk l'enigmista o da qualche altro tipo. No, non per sminuire Sobuk, mi raccomando. Però ha fatto veramente bene. Infatti mia mamma aveva paura della bambina satanata, che tra l'altro vivrà adesso in soffitta da lavoro perché devo tenerla d'occhio. C'è sempre la sorgente di un animale che deve comparire. E c'è il loro angelo bianco, praticamente, che è un po' strano. Si chiama Harry. Potevano scegliere uno un po' più carino, però è simpatico. E niente, si preoccupa per Piper, quindi la cosa vi fa già essere più sospettoso che magari potrebbe essere bisessuale lei. Quindi magari qualche cosa c'è ancora speranza. Non lo so, la cosa mi fa sembrare un po' strana. Però tutti hanno più o meno qualcuno, più o meno. Però vedremo poi più avanti come si svolgerà la storia, sono molto curiosa. Poi per il resto, a parte il fatto che perdo un casino di capelli, vabbè, faccio la muta. Allora, vi ho visto voi di Body Demoni. È figo come fanno anche diciamo, l'incantesimo. Loro ovviamente all'inizio accettano, dopo un po', i loro poteri e vanno avanti poi le puntate, perché la sorgente ha scoperto che hanno i poteri. Fatto abbastanza bene, fatto, mi è piaciuto molto, anche il fatto che hanno integrato dentro delle parti fedeli il libro delle ombre, sempre uguale, bello. E che si gira sempre da solo, questa parte qua è fantastica sempre. Angelo Bianco le aiuterà poi ovviamente per cercare di capire queste cose qua. Dall'inizio si dice subito di essere un angelo bianco, non svanisce magicamente con la polvere, ma l'hanno fatto in una maniera che sembra che vada via come in Harry Potter. Fighissimo, dovete vederlo per capire. Non posso mettere né video né niente perché ho paura che mi danno uno di quegli strike che rimano veramente i campi da golf, da basket. Non so che sport ci sia lo strike. Ecco, lo strike ci potrebbe essere nel bullying, ecco. Quindi evito di mettere appunto cose. Massimo metterò solo nella copertina un'immagine. Poi andatevelo a vedere. Per chi non l'avesse visto, basta andare su Rai, Rai Play, Rai Play per riguardare. Andate su a cercare il telefilm e
ve lo fai vedere tranquillamente. Ovviamente potete vedere da quando poi, dal giorno successivo, da quando finisce tutte le puntate. Un paio di minuti dopo lo trovate online già. Sono registrati se non sbaglio, perché io ho sia dei video con la Rai che con la Mediaset. Quindi se mi perdo qualcosa me lo posso guardare online tranquillamente. E penso che lo facciano ogni domenica sera, mi informerò, ma penso di sì. Quindi è bellissimo. Ditemi cosa ne pensate per chi l'ha visto, se non avete visto andatelo a guardare, mi raccomando, così poi mi scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate del nuovo remake di Streghe. Io lo trovo molto carino, in alcune parti magari forse un pochettino velocizzato, o magari hanno messo delle parti un po' più americanizzate, non lo so. In alcune parti è così, in parte c'ha di sui pro e sui contro, ecco. Io vi lascio, penso di aver detto abbastanza, poi commenterò con voi man mano che vanno avanti le puntate come si farà interessante. Questo infatti metterò hashtag 1 remake episodio 1, mettiamo, anche se gli episodi sono 3 a puntate, 3 cioè 3 a serata, però non è che possiamo andare a commentare ogni episodio anche perché durano un pochettino. Quindi mi raccomando, guardatelo se vi piace la strega perché insomma è bello. Ovviamente è molto più moderno, però mi piace, adesso mi sta piacendo. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.